associazioni cittadini per parlare appunto di cittadinanza attiva globale, ci può Allora, il progetto REDUC nasce proprio all'interno delle regioni, nella conferenza delle regioni, nel coordinamento tecnico, partendo proprio dalla consapevolezza di un alto numero di regioni di poter realizzare dei piani di azione locale per l'educazione alla cittadinanza globale. Abbiamo un quadro di riferimento nazionale, ma avvicinarsi ai cittadini e ai portatori di interesse ovviamente può riuscire meglio alla scala regionale. Per questo che attraverso i progetti REDUC, le regioni coinvolte, che oltre alla regione Emilia-Romagna che ha questa funzione di coordinamento coinvolge la regione Calabria, la regione Piemonte, la regione Marche, la regione Sardegna e la regione Liguria, riusciamo anche ad intercettare gli stakeholder territoriali di queste regioni a partire dalle università. Quindi ogni regione riesce a coinvolgere i suoi atenei e questo per noi è molto importante per dare anche un sostegno analitico e di metodo per poter attivare questi piani locali per l'educazione alla cittadinanza globale, che oggi è un tema in cima alle agende, proprio perché riesce l'educazione alla cittadinanza globale a farci vedere come tante politiche più di settore possono convergere su temi più unitari. Pensiamo ad esempio all'educazione alla sostenibilità. Quanto può incidere per rendere i cittadini consapevoli di quanto sia importante il cambiamento climatico e come ognuno di noi e le nostre comunità possono mettere in campo delle azioni per superare i problemi che il cambiamento climatico ci sta dando. Ma questo vale anche per i temi dell'inclusione, per i temi dell'immigrazione, per l'inserimento dei giovani nella società civile. Quindi con le regioni, gli enti locali, i rappresentanti della società civile, del terzo settore e le università riusciamo a mettere attorno a uno stesso tavolo queste competenze per aiutare a crescere, diciamo, come cittadini, a essere più consapevoli di quanto a livello locale possiamo incidere anche su temi molto più globali. Oggi stiamo facendo questo forum con la Regione Calabria, che ringraziamo moltissimo per il sostegno per organizzare questa tappa. Emergeranno delle casistiche di grande interesse per tutte le regioni coinvolte nel progetto, quindi oggi è una tappa del progetto, siamo più o meno a metà del percorso e quindi questo momento di confronto anche con le università della Calabria, in particolare con l'Università della Magna Grecia, ci consentirà di arricchire il nostro patrimonio di conoscenze e anche diffondere quello che stiamo facendo col progetto. Quindi di questo siamo particolarmente grati di questa occasione.